Ciao a tutti ragazzi, sono Ram Deadman e oggi, insieme a Bahamut Slayer, vi parleremo non solo di Life is Strange, ma anche di un altro videogioco a noi molto importante, Murdered Soul Suspect. Oggi parleremo del legame che intercorre fra Rachel Amber di Life is Strange e Ronan di Murdered Soul Suspect. Nel videogioco Murdered Soul Suspect faremo la conoscenza di Ronan O'Connor, un ex criminale di Salem che si redime diventando un detective nella polizia della città di Salem. Ma cosa può esserci in questa storia da accostare alla serie di Life is Strange? Ronan ha perso sua moglie, Julia, la donna per cui è cambiato diventando appunto un poliziotto di Salem. All'inizio del gioco Ronan verrà ammazzato dal killer della campana, diventando a tutti gli effetti un fantasma, vivendo però dapprima un'esperienza extracorporea prima di morire. Proprio come Ronan, anche Rachel Amber non ha vissuto una vita semplice. Gli eventi legati alla sua famiglia, le scelte di quest'ultima, di altre persone legate come Chloe, Frank e Nathan, oltre ad una serie di scelte discutibili della ragazza, hanno portato a divenire vittima degli eventi della Darkroom, dando così inizio alla Life is Strange. Dopo la morte, però, Rachel non ha abbandonato il mondo dei mortali. Il suo spirito albergherà ad Arcadia Bay, prendendo la forma della cerva fantasma. Il suo obiettivo è quello di far sapere a Chloe il suo triste destino, per farla andare avanti nella vita e smascherare le atrocità compiute da Jefferson nella Darkroom. Accostandosi alle vicende di Rachel nel primo Life is Strange, Ronan dovrà scoprire la verità sulla sua morte diventando uno spirito. I due protagonisti sembrano condividere lo stesso potere. Infatti, dopo la loro morte, si reincarnano nel mondo dei morti. Uno, indagando per Salem come spirito diviso tra il mondo dei vivi e dei morti, reincarnandosi a volte nel corpo di un gatto nero, mentre l'altra, Rachel, si reincarna in una cerva per aiutare Max nella sua indagine per scoprire la verità della morte della stessa Rachel. Infine, entrambi sono visibili da spiriti soltanto di una persona, Rachel da Max e Ronan dalla medium Joy. Come Ronan, anche Rachel sviluppa dei poteri. È evidente come le visioni che ha Max durante il gioco siano causate dallo spirito di Rachel, che ha quindi sviluppato la telepatia. Inoltre è anche dotata della divinazione, essendo a conoscenza dell'arrivo del tornado che spazzerà via Arcadia. Rachel rimarrà ad aiutare Max fino alla fine del titolo, come vediamo durante l'incubo di quest'ultima. Infatti, quando Max rivivrà il giorno in cui ottiene i poteri, vedrà gli studenti del Blackwell andare rewind, mentre appare alla cerva, che è l'unica ad andare avanti, indicando a Max di entrare nel bagno. Non solo i protagonisti sembrano affiancarsi nelle vicende, sia Salem che Arcadia Bay, le due città dove si svolgono entrambe le avventure, si assomigliano molto. Infatti, entrambe sono città che si affiancano su una costa, una nella West Coast e un'altra sulla East Coast. Entrambe le città, inoltre, hanno un faro come simbolo sulle loro spiagge, e inoltre hanno un passato storico molto importante. Arcadia Bay per l'origine dei nativi americani, e Salem per la sua famosissima caccia alle streghe durante il Seicento. Ragazzi, spero che vi sia piaciuto questo video e lascio l'ultimo saluto come al solito da Ram Deadman. Ciao! E grazie per aver visto questo video, infatti ci vedremo nella prossima serie che parleremo proprio di Murder su Suspect sul mio canale. Ci vediamo, ciao!